Ciao Vittorio, bentornato. Ciao Pizia, ciao a tutti. Allora, vado subito sul topic del giorno, interagire con ragazze snob, ossia ragazze che hanno un po' la puzza sotto il naso, un po' tettose, un po' tutto io, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Possiamo gestire al meglio, le interazioni con questa categoria femminile? Sì, allora, innanzitutto secondo me le ragazze snob, cioè, lo sono. Sia magari per un atteggiamento loro così innato, e sia perché qualcuno le ha messe nella condizione di esserlo. Quelle stesse persone che la pongono sul piedistallo e che quindi questo poi crea un pompaggio di ego a dismisura e quindi poi la ragazza si ritrova lì perché qualcuno ce l'ha messa. Tendenzialmente ci sono molte ragazze belle, cioè tendenzialmente quelle snob sono quelle belle. Poi non è detto, ci sono anche quelle che non sono proprio fantastiche, che però vogliono darsi un tono per avere così un valore percepito superiore. Poi i risultati sono quelli che sono, perché insomma lascia il tempo che trova. Però come interagire con queste persone? Allora, non bisogna assolutamente mettersi in competizione perché altrimenti crei fuoco contro fuoco e cioè, poi diventa una battaglia, cioè, non diventa un'interazione, una conoscenza, diventa una guerra e quello poi non porta a nulla. Poi non so cosa ne pensi tu a riguardo. Ah, sì, perché così hai modo di dribblare il grigio che deriva dall'eventuale competizione. E, poi bisogna, secondo me, avere un approccio ironico e pacato, perché nel momento in cui magari la ragazza ti dà una risposta così un po' troppo acida, l'essere pacato e ironico spiazza, perché magari si aspetta una risposta allo stesso tono e invece noi gli diamo l'esatto opposto e questo può creare confusione nella ragazza. È confusione in senso però positivo, perché appunto la spiazza. Assolutamente. Dopodiché, non dobbiamo farci prendere da eventuali critiche. Dobbiamo essere imperturbabili rispetto a quello che è la sua eventuale critica, perché altrimenti, non facciamo che dare valore a lei stessa e quindi dar da mangiare al suo ego, perché poi fondamentalmente il suo obiettivo è proprio quello, sminuirti e tu ne risenti di quel suo atteggiamento. Certo, io vorrei dire la mia riguardo, se tu ti senti sminuito in generale, tu chiaramente rivolto all'utente che segue il video, se ti Esatto. stai interagendo con una ragazza snob e in continuazione ti senti tra virgolette sminuito e nonostante tutto che cioè, le fai capire che comunque non sei di meno di lei e che molto spesso queste ragazze dico, vivono su un'apparenza più concreta, ok? Perché non hanno praticamente certezze se non quelle date dalla loro bellezza, fine, ok? Ne ho conosciute diverse e l'unica loro certezza è la bellezza, tutto il resto non c'è nulla, castelli di carta che possono essere portati via così, ok? Da una folata di vento. Ecco, questo a mio avviso va fatto capire alla ragazza con le buone. Ma se continua a sminuirti, cambia ragazza, perché non ha senso stare con una ragazza, tra virgolette, con una ragazza bella se poi la qualità della vita è bassissima. Piccola riflessione che magari eccede anche il confine, supera il confine del nostro topic, però ecco, tenevo a dirlo perché molte volte dobbiamo anche chiederci bene qual è la qualità della vita con questa ragazza? Assolutamente, importante, importante. Se proprio abbiamo questo fetish per questa ragazza e vogliamo comunque conquistarla, dobbiamo fare un qualcosa a riguardo, appunto, per avere o comunque per massimizzare quelli che sono dei risultati positivi rispetto a quello che noi vogliamo. Quindi, innanzitutto, secondo me dobbiamo creare comunanza. Quindi, capire quello che c'è in comune rispetto a questa ragazza. Dobbiamo dimostrare che
si sbaglia su di noi se abbiamo avuto appunto un giudizio da parte sua, ovviamente se appunto non è corretto. E dobbiamo iniziare a condividere quello che siamo noi come persona con lei e cercare di capire se si instaura un certo tipo di scambio con la ragazza. Esatto, devi instaurarsi uno scambio da pari, perché altrimenti se tu sei sempre più in alto perché sei bella, prima o dopo questa, diciamo, differenza di quota diventa pesante, non è più tollerabile nella quotidianità di coppia, okay? Perché ricordiamoci sempre che la ragazza deve essere considerata per tutti i giorni, non solo per una sera perché è bella o per una domenica, perché abbiamo visto in centro ed era molto proprio, cioè, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Esatto. E poi secondo me bisogna anche entrare in una dinamica di empatia, perché magari la ragazza si trova ad avere degli atteggiamenti che non sono poi così tanto felici, perché magari in passato ha interagito con delle persone che l'hanno fatta soffrire. E quindi creare empatia con la ragazza e quindi cercare di andare a fondo e capire quelle che sono le sue emozioni, questo non fa che farti percepire con occhi diversi. Questo può essere positivo e può aiutare nell'avere appunto una conoscenza positiva con questa persona. E ovviamente, come dici tu, è una cosa che deve essere 50-50, perché altrimenti non ci sono i presupposti, la conoscenza si fa in due fondamentalmente. Esatto. Perfetto, Vittorio, ti ringrazio per aver portato questo tema sui nostri schermi. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao Cristian, ciao a tutti.